se non ti dai tu la disciplina te la dà qualcun altro. La libertà di stampa per cui io ho firmato e poi ho parlato qualche giorno fa a Piazza del Popolo era la libertà che garantisce la serenità del lavoro, la possibilità di avere uno stipendio per le proprie opinioni, qualunque siano le proprie opinioni, la possibilità di lavorare senza cadere nelle ritorsioni. Ti stai riprendendo ciò che le mafie ti hanno tolto? O che ti stanno lasciando prendere? Ma no, in realtà le mafie non hanno, credo, questa capacità di intuire nell'immediato cosa gli fa bene e cosa gli faccia male. Sono disabituate alla luce e all'attenzione. Quindi in realtà sto cercando, con l'aiuto mediatico degli spazi che mi sto prendendo, di fronteggiare a anni di silenzio in cui le mafie sono riuscite a fare affari. Riesci a delineare una differenza sostanziale e immediata tra quello che può essere l'informazione degli altri paesi e l'informazione italiana? È totale la differenza e la cogli subito. Davvero, prendi l'Herald Tribune, prendi Zeit, prendi un giornale italiano, capisci che l'ossessione del quotidiano è la politica. E gli altri giornali mettono al centro i fatti. I nostri giornali prediligono le opinioni. Hai detto che la verità non coincide mai con la politica. Eppure Mondadori ha raccontato le tue verità. Sì, no, coincide mai col potere, è stata la mia frase. E Mondadori è una casa editrice dalla grandissima storia. E rappresenta anche un po' il potere in questo momento, però. Può rappresentare il potere, siamo molti autori che pubblicavano per Mondadori liberamente. La mia idea è stata sempre quella di occupare spazio, quindi la casa editrice, una grande casa editrice, sarebbe secondo me assurdo, se non addirittura stupido, lasciarla soltanto ad autori che la pensano in un certo modo. Fin quando io riuscirò a essere libero in questa casa editrice, continuerò a lavorare con gli uomini di questa casa editrice e a essere distribuito da questa casa editrice. Spesso usano verso noi che siamo autori Mondadori, usano la frase siete al libro paga di Berlusconi, esattamente il contrario, semmai lui è il libro paga nostro. Cosa l'ha spinta a scrivere il suo nuovo libro? Segnalare esisto, ci sono, cioè non mi avete fatto stare zitto. Sicuramente anche un'enorme rabbia. Sempre è la rabbia. Sì, sì. Costante. L'inferno ha un tempo solo, la vita un giorno ricomincia. L'inferno ha un tempo solo. Nel momento in cui riesci a superare quel tempo, c'è ancora la speranza di ricominciare. Io personalmente ce l'ho. L'unico vero vaccino per non farsi dominare e determinare, ma soprattutto capire. Capire è la cosa più divertente e utile che esiste.